Benvenuti, benvenuti a Stampo Evangelo in diretta dalla famiglia Parapiglia. Buongiorno. Buongiorno anche da Ioanna Benedetta, Joanna Benedetta che in questo momento sta facendo la pappa. Ma avevamo promesso a tutti voi che saremmo arrivati a presentarvi Ioanna e allora eccola qua. Ehm, il uh, primo ad arrivare è Stefania, Stefania Parma, e allora saluto Stefania che è la prima ad arrivare con Antonella Bagno. Come sentite devo fare l'inizio proprio della puntata un po' sussurrato perché eh, è un inizio di puntata dedicato a questa bella piccolina che sta mangiando e quasi anche dormendo. In più deve andare a fare la visita in ospedale e quindi... Eh, si parla piano piano, pochi minuti di gioia e poi devo lasciarvi. Dice Stefania Parma. C'è anche Raffaella Frullone che salutiamo, eh, c'è Carla Stefanini da Massa. C'è Mary Rossi da Padova. Eh, allora siamo il popolo della famiglia. Non potevamo non fare un saluto di famiglia, anche per ringraziare i tantissimi, vero Silvia? Sì mamma Grazie, mia, migliaia sì. di messaggi arrivati in questi giorni per la nascita di questa capitombola qui. Nostra capitombola a nuova, nuova capitombola della famiglia di Nolfi. E eh, dunque vi ringraziamo davvero tanto. Non siamo riusciti a ringraziare personalmente tutte le migliaia di persone che ci hanno scritto. E allora lo facciamo direttamente qui da Stampo Evangelo. Prima della prima visita ospedaliera, giusto? Sì, il primo controllo all'Ospedale Santo Spirito, dove lo diciamo a tutti i romani è bellissimo partorire sì. giusto? neanche un punto vero Silvia? No, ma quello. o un punto questo è il merito tuo dici te vabbè comunque il Santo Spirito grazie a tutti i eh, medici, paramedici lo straordinario Santo Spirito in Sassia che è l'ospedale che avete sentito citare in molti eh, diciamo in convegni di stampa e Vangelo che è citato anche in On Capiamo o Moriamo il primo ospedale della storia, nato nel 1300 per volontà di quel papa cattivo che era Bonifacio VIII, che però fece una cosa straordinaria: il primo ospedale pubblico completamente gratuito della storia. Che appunto, nel 1300, accolse i primi pellegrini del primo giubileo. E noi, oltre 700 anni dopo, abbiamo fatto nascere la capitombola al Santo Spirito. Grazie In a tante. tutti i medici e i paramedici, grazie alla dottoressa si chiama, Rinaldo, Rinaldo. Rinaldo che ha ha uh, aiutato Silvia in tutti i nove mesi e grazie ad Antonio Nofri che lavora al Santo Spirito, è il nostro amico, un amico anche del movimento Pro Life grazie davvero a tutti. Um, Io vi e saluto. Eh, ci saluta perché deve andare appunto al ah, Santo Spirito. Facciamo tardi al primo appuntamento. Un saluto, buona giornata. Saluto anche Ciao. da Paraviglia, vedere la Paraviglia. Facciamola vedere. Eccola qui, eccola in braccio a papone, eccola qua. Ecco braccio, a papà nel suo. Oh sì, oh sì, 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 sì. Adesso fai vedere che comincia a piangere perché non è la mamma. Fai vedere. A quelli che dicono che mamma e papà sono la stessa cosa. Io sono pure vestito di rosa, ma non è la stessa cosa. Eh? È vero? Papà vestito di rosa non è la stessa cosa. Eh? E questa è verità e non c'è niente da fare. Questa è la pura verità. La mamma è la mamma e non c'è niente da fare. Ecco qua. La restitiamo la mamma e davvero grazie a tutti davvero grazie a tutti gli amici che hanno voluto essere eh, così gentili con Silvia con me e con la neonata Joanna. benedetta benedetta da Papa Francesco pochi giorni prima della nascita e poi benedetta anche per eh, un omaggio a, a Papa Benedetto XVI eh, in più si chiama Ioanna e qualcuno Avrà nella testa Johannes Paulus II, il primo papa che eh, diciamo, ha caratterizzato la mia formazione cristiana. E Johanna, anche in onore di Jeanne d'Arc, la Giovanna d'Arco, che non è solo la pulsella, la ragazza guerriera capace di morire sul rogo a neanche 19 anni, ma anche quella bambina santa. Che dormiva per terra per dare il suo giaciglio ai poveri, la stessa Jeanne d'Arc che poi avrebbe condotto gli eserciti fino a morire, ovviamente bruciata da eretica, perché questa è la sorte che tocca a chi dà battaglia. Eh, grazie a tutti voi dunque per eh, Joanna Benedetta, grazie a um, tutto il vostro affetto e adesso andiamo a fare la puntata di Stampa e Vangelo. Um, buongiorno a tutti, parleremo oggi di questi giornali un po' strani, no? Io ho, ho, ho provato a scorrere i giornali della domenica, no, la domenica uno va a messa, sente il Vangelo, sente no, una, una fonte di verità poi legge i giornali e, e gli sembra di stare dentro un campo di rieducazione cambogiano cioè, i giornali ormai non fanno più informazione perché l'informazione pura in effetti la ottieni più facilmente tramite il web. Il giornale di carta stampata è ormai diventato un campo di reeducazione in cui ti danno proprio le, no, le, i file di giornata, e su quelli ti devi rieducare. Leggevo il Corriere della sera di, di ieri, proprio domenica, e mi sorprendevo a leggere. In prima pagina l'intervista a Paola Econi, prima pagina. Che finisce in prima pagina solo perché dice di avere una ragazza, perché questa è la verità pura. L'intervista a pale Ugono fatta da Candida Morvillo finisce in prima pagina solamente perché la Iconu. Ciao ancora Silvia, eh, dice di avere una ragazza. Altrimenti non ci sarebbe né l'intervista di una paginata del Corriere della Sera, né la prima pagina. Con il titolo dell'intervista non ci sarebbero quei titoli, non ci sarebbe il giornale di oggi. Il giornale di oggi giornale della famiglia Berlusconi che dice all'assoluta normalità dell'Ai Gonu che è omosessuale. Ehm, il giornale di Berlusconi, che pare ormai governato dalla Pascale non più dalla famiglia Berlusconi. Ora, se fosse normale seguite questo ragionamento perché mi sembra abbastanza limpido. L'intervista di Paolo Egonu non avrebbe quel titolo in prima pagina, quel titolo all'interno, quel titolo sulle riprese di tutti i giornali online e cartacei da ieri a oggi. Su tutte le prime pagine, su tutti i titoli, trovate il fatto che Paolo Egonu ha una ragazza, cioè è lesbica. Ora, se Paolo Egonu avesse detto mi piace Kulibali. Mi piace tanto Culibalì, avrebbe avuto lo stesso effetto? Avrebbe avuto le stesse paginate sui giornali? Avrebbe avuto la stessa prima pagina del Corriere della Sera? La verità è che c'è una profonda ipocrisia, non c'è nessuna normalità, lo sa per primo Candida Morvillo, lo sa il Corriere della Sera, lo sa il giornale, ed è loro l'atteggiamento da discriminazione tipo panda, lo costruiscono loro facendo quella prima pagina. Di Paolo Egonu si potrebbe dire una marea di cose che non finirebbero in prima pagina: sono le sue eccezionali doti sportive, i suoi numeri clamorosi durante le final six del mondiale di volley che si è giocato in Giappone. Si potrebbe dire quanti punti è riuscito a fare in una singola partita. Paolo Egonu sarebbero numeri straordinari da notizia. Non c'è una riga, non c'è stata una riga del Corriere della Sera in prima pagina che dicesse quanto era forte Paolo Egonu durante i mondiali di, Fogo, di Yokohama ma se dice ho oh, una fidanzata, sono lesbica allora ecco, ti si spalancano le prime pagine dei quotidiani chi è che fa dis discriminazione o meglio chi è che cerca di farti entrare nella testa con questo meccanismo da campo di rieducazione cambogiano che questa è la normalità e te lo dice facendo proprio il contrario facendo discriminazione rispetto alla normalità ed è, è davvero preoccupante perché è l'atteggiamento che trovi su tutte le titolazioni. Per esempio, ieri era il 4 novembre, no? il centenario della vittoria della guerra mondiale, bla bla bla. Bene, abbiamo fatto tutte le celebrazioni di una vittoria bellica nazionale dicendo in tutte le celebrazioni e in tutte le prime pagine dei giornali che non bisognava essere nazionalisti. Ora fa. Fa un po' ridere, tu stai facendo proprio la celebrazione di una vittoria bellica, cioè in guerra, in cui andavi a ammazzare la gente in nome di un ideale nazionale per Trento e Trieste. Tant'è che la fai a Trieste la manifestazione col presidente della Repubblica, però il pistolotto lo fai contro il nazionalismo, ma non è assurdo, è come questa cosa. È Paola Guano, normalissimo che sia lesbica, tutti i titoli sul fatto che è lesbica, ma allora come state a dire che lì c'è la normalità? La verità è che ti devono far passare il concetto ti devono far passare sempre lo stesso concetto. E lo vogliono fare con quel meccanismo insopportabile ormai della comunicazione top-down, secondo cui l'elite ti deve dettare quello che tu devi pensare. In prima pagina ieri eh, sul Corriere della Sera, Aldo Grasso ci teneva a far sapere che l'Inps non l'ha fondato il fascismo non è vero l'Inps nasce col fascismo è indubbio che l'Inps nasce col fascismo no, dice Arlo Daxo. già nel 1898 c'era una cassa che con l'aiuto degli imprenditori faceva avere le pensioni fin dal 1898 Volete la prova? Dice Aldo Grasso Andate sul sito dell'Inps e troverete la citazione di questa cassa del 1898 Quindi non è vero che l'Inps l'hanno fondata i fascisti Guardate, c'è scritto sul sito dell'Inps Signori, è una verità storica incontrovertibile L'Inps l'ha fondata Benito Mussolini Non c'è niente da fare Può non piacere, l'ho scritto per primo io. Guardate, il problema del fascismo l'ho detto. Non è. L'ho scritto in un articolo che troverete anche domani sul Quotidiano La Croce, l'ho anticipato su Facebook. Il problema del fascismo, la tragedia nazionale del fascismo, non è, come tutti dicono, le leggi razziali o l'entrata in guerra con Hitler. La tragedia del fascismo sono le leggi fascistissime. Il discorso del 3 gennaio 1925 dopo l'omicidio di un socialista deputato alla Camera che si chiama Giacomo Matteotti, in cui Benito Mussolini va in Parlamento, dice che chiude la libertà democratica e non si ode un fiato. La tragedia nazionale è nel conformismo rispetto al potere, quello sì tragico, tragico conformismo, che avrebbe condotto di conseguenza fino al conformismo e al silenzio quando rastrellavano gli ebrei a 500 metri da dove sto facendo. La trasmissione in questo momento la tragedia non è il rastrellamento degli ebrei in sé è che tutta roma fosse completamente indifferente tutta roma quello che guidava il camion quello che guardava quello che sapeva quello che non ha lanciato l'allarme e tanto riguardava un altro e questa cosa ha riguardato tutta la storia del fascismo il male assoluto del nazismo che riguarda la Germania e perché è male assoluto perché Hitler ha fatto la soluzione finale No, perché un intero popolo ha collaborato alla soluzione finale. Con entusiasmo nei confronti di Hitler, con entusiasmo nei confronti della propaganda di regime. Se non si capisce questo, si tende sempre a dare la colpa al cattivo di turno, ma la colpa non è nel cattivo, è sempre nella radice maligna che c'è in ognuno di noi. E la tragedia del fascismo è una tragedia nazionale, non dei pochi cattivi di Benito Mussolini, che una volta appeso per i piedi. Abbiamo risolto e esorcizzato il male. Non è così. E allora, se noi tutti stiamo a ruotare intorno a questo tema del fascismo, perché adesso è arrivato Salvini, ma tanto è uguale, amici miei, eh? prima c'era Berlusconi e c'erano gli stessi paralleli, prima ancora c'era Craxi. Da quando i comunisti hanno perso il partito di riferimento, cioè il PC, con la morte di Berlinguer nell'84, è partito il ratiritera che tutti gli altri sono fascisti. Perché, nella loro tremenda crisi, hanno costruito questo parallelo per cui gli altri sono uguali al fascismo. Se vincono gli altri, arrivano i fascisti. Da Craxi, che era un socialista, fino a Salvini, che è un leghista. Tutto identico, sempre lo stesso schema. Senza capire quello che è stato, ancora una volta, come i giornali, con il campo di rieducazione cambogiano. Aldo Grasso ti va in prima pagina e ti dice. No, si sbagliano quelli che fanno la critica dicendo che il fascismo ha fatto cose buone. L'Inps non l'ha fondato il fascismo. Andate sul sito dell'Inps prima pagina del Corriere della Sera di ieri, accanto all'intervista a Paolo Egonu, in cui Egonu dice di essere lesbica. E quanto è normale Paolo Egonu che dice di essere lesbica? Vedete, è assoluta normalità. però ci faccio il titolo in prima pagina. Se gli piaceva Culiba lì, niente titolo in prima pagina. Allora, questi meccanismi noi li dobbiamo svelare per comprendere i ticchi. Ilaria Cucchi, anche ieri, Ilaria Cucchi, una paginata sugli insulti a Ilaria Cucchi, sul web. Ragazzi, ma voi sapete quanti insulti prendo io settimanalmente, mensilmente, annualmente? Quanti ne ho avuti contro Clara, non contro Maria Di Nolfi? Le minacce di morte, deve morire impiccata. Ma avete mai sentito mezza riga su un mezzo giornale a denunciare un massacro che dura da anni, tutti i santi giorni, tutti i santi giorni? È mai successo che avete visto mezza riga sui giornali che hanno detto che, che schifo questo tipo di atteggiamento? Ha fatto un servizio le Iene una volta, forse lo ricordate, sugli haters di Maria Di Nolfi, facendomi incontrare un hater che poi si è rivelato il solito leone da tastiera, cioè un agnellino davanti a me. E se leggete i commenti a quel servizio pubblicato dalle Iene, sono tutti commenti di violentissimi insulti nei miei confronti, di altri haters, che dicevano se fosse venuto davanti a me, io sì che gliel'avrei fatta vedere ad Adinolfi. Che poi, come sapete, questo non succede mai, eh. Io non vengo mai insultato per strada, solo su internet come immagino capiti a Ilaria Cucchi, che viene insultata solo su internet. Perché è un meccanismo di internet, è un meccanismo dei social, è un meccanismo di quelli che hanno l'anonimato e quindi si possono permettere di fare queste cose. Non mi fate la pagina di educazione cambogiana su Ilaria Cucchi, poverina insultata. Ilaria Cucchi ha delle ragioni fortissime dalla sua parte, ma la storia va raccontata tutta. Perché se invece vogliamo fare il santino di Ilaria Cucchi, allora non funziona più. Perché Ilaria Cucchi ieri era sul Corriere della Sera, ieri sera era la Fazio, per cui la filiera la conosciamo, è lo stesso meccanismo con cui Paleo Gonus, come ha detto, che è lesbica, adesso diventa campionessa nazionale della comunicazione, se non l'avesse detto non avrebbe avuto le prime pagine, perché 45 punti in una sola partita delle Final Four, delle Final Six, del, del Mondiale di Yokohama non gli valevano una prima pagina di giornale, deve inventarsi o dire che è lesbica. Allora attenti a questi meccanismi amici miei, attenti a questi meccanismi della comunicazione. L'altra questione più divertente di tutti sono le elezioni di midterm americane. Domani ci sono le elezioni importantissime negli Stati Uniti d'America. Ve le fanno vivere come il momento in cui Trump perderà il controllo sul Parlamento americano. Può pure essere caccata, eh. Però allora, primo punto, chiunque conosca la politica americana, sa che le elezioni di mid term il presidente tende a perderle sempre, sempre è tendenza diciamo fisiologica che ci sia un tentativo di riequilibrio tra il potere fortissimo di un presidente degli Stati Uniti e il potere parlamentare. Tant'è che questa condizione, come si dice in asse con presidente repubblicano, camera repubblicana e senato repubblicano, è assolutamente rara negli Stati Uniti, non accade quasi mai. Ieri il Corriere della Sera, lo stesso Corriere della Sera dell'Inps di Aldo Grasso, lo stesso Corriere della Sera della prima pagina di Paolo Gon, lo stesso Corriere della Sera degli insulti web a Ilaria Cucchi, aveva due pagine di educazione calbogiana sulle 20 facce dei grandi campioni di queste elezioni midterm americane. 20 facce, 20 candidati. Per raccontarvi cosa? Un'America descritta con, come buoni contro cattivi. I buoni sono i democratici, i cattivi sono i repubblicani trampiani. Delle 20 facce, 16 sono democratici. E quindi vai col violino, quanto sono bravi questo, quello, quello e quell'altro. La candidata 29enne di New York, il 71enne che però è tutta legge e ordine, tutti i democratici raccontati come fiori. Poi poverini, persino 4 repubblicani hanno messo in mezzo. Dei 4, uno è contro Trump. E quindi è viva perché contro Trump è un ribelle. Il titolo è Il Ribelle e tre che sono un po' trampiani, massacrati. Tutti e tre massacrati. Una viene raccontata come la nuova Sara Palin, cioè una sorta di scema. Un'altra dice Taylor Swift, cioè una cantante che non capisce niente. Dice: State attenti a quelli che la pensano come quella candidata repubblicana, cavolo. Taylor Swift, Taylor Swift, ma l'avete mai vista? Bellissima ragazza. Ottima cantante, ma facciamo parlare di politica Taylor Swift, ma Trump vince 150 milioni di volte. Allora, come andranno a finire queste elezioni? Poiché si riequilibra sempre il sistema americano, è meraviglioso. Io amo gli Stati Uniti, sapete che trascorro là molti mesi all'anno, però non li trascorro a New York o a Los Angeles. Io l'America l'ho vista tutta, sono stato in Pennsylvania, nelle straordinarie mattinate albe di Philadelphia, sono stato... Sulla, uh, nel New Jersey quando l'oceano Atlantico si fa veramente freddo, gelato ho fatto il bagno nell'oceano Pacifico in mezzo ai leoni marini alle 6 di mattina in un posto che si chiama La Gioia che nessuno conosce, sono stato ovviamente a San Diego ho fatto il confine, sono andato al confine per vedere con i miei occhi questa cosa del, 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 dei migranti messicani e sono andato a Tijuana in Messico per guardare, vedere con i miei occhi e ho fatto le file per ore e ore per rientrare in America per capire lì alla porta di Sant'Isidro perché è così fondamentale questa idea di muro che ha uh, Trump, quanto è forte questa pressione messicana. Ci sono andato a guardare queste cose con i miei occhi. Io sfido i giornalisti che oggi fanno i uh, soloni sui giornali a essere andati in fila per ore a piedi alla porta di Sant'Isidro con i migranti messicani. Li sfido non l'hanno fatto mai, scrivono al loro ufficetto comodo di New York, forse di Washington, qualche volta sono andato a Los Angeles e vanno a fare le traduzioni di quello che trovano sui giornali americani. Questo è l'inviato in America. Sono stato ovviamente molte volte nel Nevada, sono stato in Colorado, ho visto la popolazione islamica, eh, islamica, scusate, ispanica, la popolazione ispanica che è una fortissima componente dell'elettorato americano, ormai molto... Schifata dalla politica, ma mai avvicinata dai democratici, incredibilmente, pur essendo proletariato puro. Ora questa ragazza che si candida di 29 anni socialista a New York è un'ispanica. Eppure la maggioranza degli islamici degli ispanici votano Trump votano Trump perché nell'America profonda, nell'America vera, non l'America della Botteri che parla col croma chi dietro a 30.000 al mese pagati da tutti noi. Con lo stipendio ORAI da inviato, quelli che vanno a farsi che me, come piace a me fare il giornalista vero, andarsi a guardare l'America per conoscerla nel profondo e scriverne come mi è capitato di scriverne nei miei libri, capendo i meccanismi. Beh, quell'America profonda è diversa. Allora, diciamo, intanto, prima che vi fanno la lezioncina moraleggiante, Trump è attaccato in maniera violentissima da tutti i media americani. Tutti, c'è una guerra vera tra Trump e i media. Tutti i media. Perché anche i repubblicani sono establishment e Trump è fortemente anti-establishment. È un po' strano, eh? ci sono delle cose di Trump che non mi piacciono per niente, ma senza ombra di dubbio la gente con Trump sta meglio. Sono cresciuti i salari, è stata abbattuta la, 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 la disoccupazione, sono stati abbattuti i carichi, i carichi fiscali, la borsa va come un treno, però l'establishment non lo vuole. Quindi tutti i giornali le televisioni che sono potentissime attaccano trump è diverso dal, dal clima che abbiamo in italia in italia cosa abbiamo abbiamo la rai la rai è sotto controllo diretto della politica quindi quando cambia il vento cambia anche la rai e dunque abbiamo sempre la televisione generalista che da noi detta legge che è filo governativa e infatti la rai no, c'è la, la, la isoardi fanno le nomine degli amici loro e stanno tutti in RAI molto attenti oggi ad attaccare il governo. In America no, in America non esiste la RAI, non c'è il sistema pubblico radio televisivo che fa il telegiornale più visto. Non esiste. Quindi c'è un massacro continuo di tutte le reti da CNN eh, a tutte le reti eh, più, più note contro Donald Trump. Accadrà questo. Ricordatevi, si rinnovano domani notte 435 seggi della Camera, tutta la Camera, e poi si rinnovano 33 dei 100 seggi del Senato. Al Senato i repubblicani hanno una maggioranza 51 a 49, proprio li, limitata, limitata. Alla Camera hanno una maggioranza più ampia, è molto probabile che eh, perdano la Camera. E la partita è al Senato, se Trump reggerà il Senato, terrà al Senato nonostante il singolo voto di vantaggio che ha, si rinnovano 33 collegi di cui solo 8 sono collegi repubblicani, quindi se perde due di quegli 8 va in minoranza se non riesce a conquistare nessun seggio democratico e a quel punto scatta la maggioranza completa democratica alle, nei due rami del Parlamento. Se invece Trump tiene il Senato, cioè tiene questa maggioranza 51 a 49, allora ci sarà eh, un riequilibrio dei poteri sicuramente, ma la presidenza Trump potrebbe per certi versi persino essere rafforzata, perché il presidente diventa più forte se il Congresso, cioè Camera e Senato, sono divisi. Quindi la verità è che dovremo seguire con molta attenzione i dettagli di questa elezione, lo faremo a modo nostro uh, e racconteremo la verità di quello che succede nelle elezioni di midterm americane, che sono elezioni fondamentali, ricordatevi, fondamentali. Non date retta ai giornali, lo dicono gli amici del popolo e la famiglia, non date retta ad Aldo Grasso, a Gramellini, a, alla paginata di Candida Morvillo per Paolo Econu. alla... Uh, paginata sui candidati democratici che sono buoni, i candidati repubblicani che sono cattivi. Il buon governante è colui che concretamente fa star meglio il popolo che governa. E senza ombra di dubbio, Donald Trump sta facendo questo. Cosa differente, per esempio, nel nostro caso. Ormai sono passate, ricordiamocelo, dalle elezioni otto mesi, più di otto mesi oggi, dal governo sono passati più di sei mesi e non abbiamo concretamente alcun miglioramento delle condizioni di vita della gente, anzi una settimana di maltempo ha provocato in questo paese con la pioggia 32 morti. È crollato il ponte Morandi ha fatto 43 morti. Una settimana scarsa di maltempo ha provocato 32 morti. Ma che paese è? E ci permettiamo di puntare il dito contro Trump, di fare le paginate quanto è bello ritornare al, al, al Partito Democratico. Il Partito Democratico in America perde perché è un partito fatto di elite, di classi dominanti che se ne fottono delle condizioni vere di vita della gente. Per questo ha vinto Trump, che con tutti i suoi enormi difetti ha però operato affinché la gente stesse meglio. È questo il lavoro che bisogna fare. Operare affinché la gente stia meglio nella verità. Nella verità non facendo le parate, non facendo i provvedimenti finti di sa, onestà, onestà e poi vai a fare la sanatoria ischia come fa Di Maio o vai a fare il condotto agli evasori fiscali, soldi a tutti tranne che alle famiglie, niente alle famiglie, 100 milioni stanziati ma non allocati su alcun provvedimento, che significa quei 100 milioni alla famiglia, che sono un titolo senza provvedimento? Degli, dei soldi stanziati e non allocati così con quei soldi potranno farci qualsiasi cosa magari cancellare una mezza accisa dalla benzina e dire che le hanno usati per la famiglia perché cancellare una accisa della benzina è fare un bene per le famiglie italiane ricordatevi quando stanziano e non allocano è sempre una truffa perché quando vogliono fare una cosa stanziano e allocano. Vogliono fare il reddito di, di, di cittadinanza? Stanziano 9 miliardi, li allocano per il reddito di cittadinanza. Vogliono riformare i centri per l'impiego? Stanziano un miliardo, lo allocano per i centri dell'impiego. Vogliono fregarci sulla famiglia? Dicono che hanno stanziato 100 milioni per la famiglia, ma non li allocano su alcun provvedimento. Così possono essere utilizzati per qualsiasi cosa. Lo capite che è sempre una truffa e bisogna stare attentissimi ai dettagli, perché altrimenti voi leggete i giornali e credete a quello che dicono i giornali. Ma è tutta fuffa ideologica costruita, attesi, con il metodo del campo di educazione cambogiano. E la nostra salvezza è il Vangelo, è la verità. E allora noi chiudiamo questa puntata leggendo il Vangelo anzi non la chiudiamo c'è ancora qualche minuto che è il Vangelo di Luca oggi guardate quanto è bello nella verità pura nella verità pura in quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato Vangelo di Luca di oggi quando offri un pranzo o una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio al contrario, quando dai un banchetto invita poveri storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti, riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. È la parola del Signore di oggi l'ideologia è orrenda fatta sui giornali, fatta dai politici. Perché ha sempre un contraccambio, è un meccanismo di contraccambio che vuole essere costruito. Noi l'amore per la nostra patria, l'amore per la nostra gente, lo dimostriamo gratuitamente. La parola del Signore di oggi ci guida ancora una volta. Non cerchiamo il contraccambio, il nostro contraccambio sarà la ricompensa alla resurrezione dei giusti. È l'unica ragione per cui facciamo le cose. Non facciamo la truffetta dell'intervista a Paolo Egonu dicendo quanto è normale la lesbicità per poi mettere in prima pagina la sua lesbicità e indicarla a dito come normalità che non è normalità. Non truffiamo le persone, siamo con la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra incapacità, la nostra ottusità secondo alcuni. Quello che vedete, what you see is what you get. Quello che vedi è quello che prendi da noi. È forse l'elemento che ci caratterizza di più a cui veramente voglio richiamarvi, affinché tutto ciò che noi facciamo sia totalmente gratuito, fatto per il bene e per la verità che vogliamo testimoniare, non per avere niente in contraccambio. E anche questa puntata che spero vorrete accogliere con un like se vi è piaciuta, con una condivisione sul vostro profilo. Ho letto alcuni che dicevano: Non riesco a fare la condivisione. Prendete il link allora e mandatelo ai vostri amici in WhatsApp, in Messenger. Fate in modo che sia visibile questa puntata a più persone possibili. Bene, questa puntata anche sia un modo per dire e fare qualcosa nella verità senza nulla in contraccambio. Non abbiamo niente da incassare, niente da guadagnare e anche questa testimonianza di oggi ci costerà attacchi, insulti, ci costerà atteggiamenti negativi nei nostri confronti, ma noi combattiamo gratuitamente per il bene e per la testimonianza della verità che è, credo, la nostra vittoria più importante. Poi piano piano qualcuno si accorgerà che quello che andiamo dicendo da anni è la verità. Che noi non li indichiamo a dito, non li usiamo, non li sfruttiamo per i nostri fini. I fratelli e le sorelle omosessuali non li insultiamo, non li maltrattiamo. Siamo persone che nella verità dicono la famiglia è quella descritta dalla Costituzione, siamo contrari al matrimonio omosessuale, ma mai nella vita li utilizzeremmo ai nostri fini, come invece fa il Corriere della Sera di ieri, come fanno i giornali di oggi. Dicendo di Paleo Gonu, non quanto è forte, non quanto è brava, non dei 45 punti in una sola partita delle Final Six dei mondiali di volley, ma alla fidanzata lesbica, per dire che è normale quando loro stessi costruiscono la dinamica della non-normalità. Noi non vi diremo che siamo neutrali nel raccontare le elezioni di midterm, quando poi su 20 nomi che fai con la fotografia, 16 sono democratici. I quattro repubblicani esalti solo quello che ribelle rispetto al presidente Trump e gli altri tre li massacri, addirittura utilizzando Taylor Swift. Non farò come Aldo Grasso che vi dice: Ma no, ma l'Inps l'ha inventata Mussolini, quando è evidente, andate a leggere sul sito dell'Inps se l'ha inventata Mussolini. Perché non si può dire la verità. E la verità l'ho detta, il fascismo è tragedia nazionale per il conformismo rispetto al male. Non per il bene che è stato compiuto insieme ovviamente a normative orrende che non sono solo le leggi razziali, lo ripeto, sono anche le leggi fascistissime, sono entrate in guerra con Hitler, ma la cuore del male è nel conformismo rispetto al potere. Quel conformismo che ha permesso, lo ripeto, a 500 metri da dove stiamo facendo ora la diretta, di fare il rastrellamento degli ebrei senza che ci fosse un romano che alzasse la voce o protestasse o avvertisse o lanciasse l'allarme la verità innanzitutto amici miei e gli insulti che prende Daria Cucchi sono un decimo di quelli che ho preso io in questi quattro anni ma per i miei insulti non c'è una riga non c'è un momento di attenzione per quelli di Daria Cucchi sì sia ieri sul Corriere della Sera che ieri sera da Fazio perché devi costruire una narrazione e allora si celebra la festa nazionale per i cento anni di una vittoria bellica, dicendo sempre attenti al nazionalismo, non al nazionalismo. Ma come stai festeggiando una vittoria nazionale bellica in cui siamo andati a ammazzare milioni di altre persone in nome di Trento e Trieste? Attenti al nazionalismo. Ma come si fa a essere persino così ridicoli? La celebrazione poi la fai proprio a Trieste. Cioè, davvero, signori, noi dobbiamo stare estremamente attenti alla verità, alla testimonianza della verità. Nella gratuità, perché se c'è sempre il retro pensiero. Dico questo contro il nazionalismo, così ho dato il mio messaggio contro Salvini. Scrivo questo contro Mussolini, perché così faccio immaginare un parallelo tra il governo attuale e il Mussolinismo. È tutto così. Dico che quella situazione è normale, ma in realtà la indico col dito, ed è tutt'altro che normale, ma indicandola col dito in questa maniera riesco a fare il mio interesse e a fare il campo di educazione cambogiano se tutto questo funziona così se vince sempre quando leggi una pagina di giornale o vedi un programma televisivo l'impressione che ti vogliano rieducare la testa ragazzi alla fine noi non crederemo più a niente ci sarà una disillusione talmente forte nei confronti di quelli che vogliono dettarti la linea quotidianamente che poi la protesta rischia di essere altro che il governo giallo-verde se tu vuoi inculcare la falsità chiamandola verità, ma essendo evidente che non è verità, le persone reagiscono. E poi il problema è come reagiscono le persone, la modalità di questa reazione. Io vi chiedo davvero se questa puntata l'avete la ritenuta interessante, e vi ringrazio per i primi minuti nel saluto a Joanna Benedetta, che è stata protagonista dell'incipit di questa puntata di fare un like alla puntata stessa, di condividerla sulla vostra pagina, di farla arrivare più in là possibile, perché adesso affronteremo quest'altra settimana, vedrete che sarà una settimana tutta vissuta intorno alle elezioni americane del midterm, noi proveremo a raccontarvele con i dettagli e la verità dei fatti, proveremo a raccontarvi i dettagli di queste elezioni, per fortuna l'America la conosco molto bene, la politica americana la conosco ancora meglio e quindi sarò in grado, come è stato due anni fa, vi ricordate quando dissi proprio nel novembre del 2015, eh, erano tre anni fa ormai, ehm, che Trump avrebbe visto vinto le elezioni, ebbene fui l'unico a dirlo, <ride> la sera prima mi prendevano tutti per matto, poi durante, addirittura durante la diretta di Mentana e di Vespa non capivano che Trump aveva vinto le elezioni, noi facemmo invece una diretta, sulla pdf tv qualcuno se la ricorderà in cui noi dicevamo: Guardate, con questi numeri Trump è il prossimo presidente degli Stati Uniti, senza ombra di dubbio. E in effetti era così, però questi non capivano neanche i numeri mentre arrivavano i numeri, erano talmente ideologici che non riuscivano a capire i numeri perché la loro linea era che Trump non poteva vincere. Saluto Nicola Di Matteo che ha fatto un importante richiamo uh, del popolo e della famiglia sul tema del maltempo. L'ho accennato anche durante questa diretta, c'è cioè un comunicato stampa di Nicola Di Matteo: ehm, 32 morti per il maltempo. Cioè abbiamo avuto 43 morti il giorno che è crollato il ponte Morandi. Io ho pensato quel giorno, questa è una scena che si può vedere solo nei film e in Italia: c'è cioè un grande viadotto che crolla e ci muoiono 43 persone. Non immaginavo che in cinque giorni di maltempo avremmo fatto 32 morti, cioè poco meno del Ponte Morandi. Veramente siamo un paese senza speranza. Poi ci mettiamo a criticare Trump. Ehm, Carla Stefanini si ricorda quella diretta notturna di quelle elezioni americane. Noi spieghiamo all'Italia che Trump aveva vinto due ore prima che se ne accorgessero i programmoni televisivi. Fa questo perché noi pochino la studiamo la politica, la conosciamo, e gli Stati Uniti in particolare, insomma, invece di scrivere quelle orrende paginate ideologiche, potrei scrivere cose molto più raffinate, ma ho sempre l'impressione che a nessuno gliene freghi niente, quindi alla fine ritraggo la penna oppure la dedico agli abbonati alla Croce che leggono le mie analisi su, quelle, eh, su quella pagina. Anzi, se, potete, se volete sostenere la Croce con l'abbonamento, www.lacrocequotidiano.it Abbonarsi trattino ora è il marketplace dove potete abbonarvi alla croce, regalare la croce come abbonamento ai vostri amici, magari per Natale e anche destinarvi al PDF al Popolo della Famiglia che è sempre qualcosa che ci permette poi di stare in piedi come movimento. Um, io vi ringrazio molto, ringrazio tutti quelli che oggi non sono riuscito a salutare, ma la puntata mi ha fatto davvero trasportare come avete sentito ho fatto interventi quasi di pancia saluto Danilo Leonardi che è appena arrivato abbiamo parlato anche di RAI oltre che di informazione eh, Danilo la nostra uh, antenna sui movimenti uh, della RAI saluto Simone in candela continua così un saluto da Palermo Danilo mi pare che oggi ha la sua trasmissione si chiama dentro i fatti alle 19.30 se non sbaglio il pdf tv Continua dunque con la sua uh, programmazione, io ringrazio anche Silvia Lodà, eh, è arrivata Lusmila a Accurso, Mary Rossi, ehm, che dice scrivi, con scrivi, continua sempre imperterrito, qualcuno ti legge e si convince, anche se fosse uno vale sempre la pena. Grazie a Stefano Sigali, grazie a Arrita Mesiti, grazie a tutti voi la puntata di oggi finisce qui ci ritroviamo domani con Evangelo, sempre alla stessa ora eh, puntata eh, di vigilia delle elezioni mid che si daranno appunto domani notte, grazie a Vittoria Polacci Prisca Vegni Giuliana Fundarò Francesco Sciarrabone tantissimi che sono qui, un like alla diretta se vi è piaciuta una condivisione sul vostro profilo, prendete il link e trasmettetelo a tutti gli amici Affinché possano utilizzare appunto il link per farla vedere, eh, magari mettendolo sul proprio profilo Facebook. Da Maria Dinolfi, una buona giornata a tutti.